del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diciamo insieme: a te Signore innalzo l'anima mia. A te Signore A te Signore levo l'anima mia, Dio mio in te confido, non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici, chiunque spera in te non resti deluso, sia confuso chi tradisce per un nulla. A te Signore innalzo l'anima mia, fammi conoscere Signore le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza e in te ho sempre sperato. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Buono e retto è il Signore, la via giusta dita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia e insegna ai poveri le sue vie. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Signore, si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Volgiti a me, abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Vedi la mia miseria, la mia pena, e perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, sono molti, e mi detestano con odio violento. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Proteggimi, dammi salvezza, al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggono integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. O Dio nostro Creatore e Redentore, concedi a tutti i nostri defunti, caduti per la patria, il perdono di tutti i peccati, perché ottengono la misericordia e la pace che hanno sempre sperato, per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, che splenda ad essi la luce perpetua. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
continua a bannere, Diego. Buongiorno a tutti e benvenuti, scusate un attimo, sarò sicuramente molto breve perché il percorso è un tantino lungo e fa anche tardi, fa anche caldo. Allora, con padre Giuseppe, anche quest'anno abbiamo deciso di commemorare nello stesso giorno le persone a noi care che ci hanno lasciato, gli eroi che sono morti per la patria durante la Prima Guerra Mondiale, la cui commemorazione ricade il 4 novembre. Prima di iniziare ritengo doveroso ringraziare tutti i presenti che sono venuti in questa piazza per percorrere insieme questi momenti dedicati al ricordo. Infatti questa occasione non è soltanto il giorno della rimembranza e del ringraziamento, ma deve essere anche quello della riflessione per fare in modo che il passato, la storia, ci sia da insegnamento per il futuro. Un sentito ringraziamento va alle forze dell'ordine che con rispetto accompagnano questo corteo, i carabinieri e la polizia municipale. Ringrazio il gruppo comunale della protezione civile. Ringrazio il responsabile delle Croce Rosse che in questo momento è in lutto, padre Giuseppe, che mi ha consentito di fare assieme questa cerimonia, e tutti i gruppi parrocchiali. Grazie a tutti. Il 4 novembre è la festa dell'unità e delle forze armate. Quest'anno in particolare ricade il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Non avrebbe conquistato la libertà. Il 4 novembre del 1918 finisce la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, la guerra che ha devastato il mondo, che ha fatto orfani e vedove milioni di bambini e donne. La tragica sino della guerra infatti parlano di 37 milioni di persone morte. La Prima Guerra Mondiale voleva servire da insegnamento, infatti dopo tutte quelle stragi, dove tantissimi morti si pensava che l'uomo avesse il vero capito della storia.